Parlo né di delusioni né di soddisfazioni, anzi per me essere tornato a Teramo mi dà solo più forze, più significa che manca qualcosa per andare in Serie B, significa che se sono tornato in Serie C devo fare qualcosa in più. Io comunque ho scelto Teramo per provare a fare quel salto di qualità che ancora mi manca. No, ma sentendo non l'ho assaporata, cioè dico proprio la verità, ho fatto due panchine in Coppa Italia, ma sinceramente delle panchine non mi ci faccio niente, quindi per me è stato zero, non ho saputo proprio niente. No, personalmente a Teramo l'anno scorso mi sono trovato benissimo, avevo altre squadre dove potevo andare, però ho scelto Teramo perché l'anno scorso mi sono trovato benissimo, la società pure mi sono trovato benissimo, quindi cioè, non ho avuto dubbi di ritornare qui. No, io sono comunque nato centrocampista, sono 2 anni a questa parte che ho fatto il terzino. Il mio ruolo, cioè, non lo nascondo, a me il ruolo che mi piace di più è la mezzala. Terzino comunque mi piace, mi diverto, gioco, però se il mister mi chiede di fare la mezzala sono molto più felice che fare il terzino, dico la verità. Ho trovato un gruppo veramente stupendo, mi hanno accolto subito benissimo, tutti bravissimi ragazzi, poi giovani. Con i vecchi, con Speranza, Caidi, ci siamo sentiti quasi tutti i giorni quest'estate. Potevo solo tornare qua, non potevo andare in nessun'altra squadra di Serie C. Ma già l'avevo detto l'anno scorso che se dovevo ritornare in C sarei ritornato qua a Teramo. Vabbè, comunque noi continuiamo ad allenarci giorno dopo giorno. Comunque faremo le nostre partite come quella di domenica, che è stato un buon test per il precampionato. Sicuramente noi con il mister e tutto lo staff ci vanno a trovare pronti per l'inizio del campionato.